Ciao a tutti e benvenuti su Simply Nabiki. Non sono sicuramente nella mia solita postazione, sono infatti seduta alla scrivania di Nabiki perché oggi vi farò vedere il video sul rientro a scuola. Oggi vi darò qualche suggerimento di cose che funzionano molto bene per me e per i miei bambini per avere un ritorno a scuola, diciamo, il più morbido possibile, il più organizzato possibile e anche più divertente per loro. E poi vi farò vedere anche l'armadio che noi utilizziamo per ogni bimbo prima di uscire di casa e anche appena rientriamo in casa. Allora, inizio subito con darvi quelli che secondo me sono alcuni suggerimenti che, come vi dicevo, funzionano molto bene per noi e che potrebbero magari essere da spunto anche a qualcuno fra voi. Io non sono assolutamente un'esperta in pedagogia, in educazione dei bambini, eccetera, uso semplicemente il buon senso e cerco di applicare insieme a mio marito quello che funziona molto bene per i nostri bambini che hanno 4 e 6 anni e ovviamente man mano, se c'è bisogno, riadattiamo, perché come sapete i bambini sono in continua evoluzione, prendono abitudini a volte giuste, a volte sbagliate e soprattutto seguono molto l'esempio di persone che hanno intorno, quindi sono dei grandissimi imitatori. Il primo suggerimento quindi che vi posso dare è quello proprio di condividere, spiegare, coinvolgerli e soprattutto farvi vedere interessati. I bambini rispondono molto molto bene quando si sentono partecipi in qualsiasi decisione, ovviamente questo non significa che le regole le dettano loro perché hanno bisogno di avere un esempio, ma sicuramente se voi avete lo stesso atteggiamento che state cercando di insegnare al bambino, il bambino risponderà imitandovi. 8 i punti per me fondamentali per un rientro a scuola ottimale e morbido. Il primo è sicuramente quello di preparare in anticipo tutto il materiale che i bambini dovranno portare a scuola. In questo caso preparatelo tutto prima, andatelo a acquistare con calma, perché no, coinvolgete anche il bambino nel scegliere cose semplici come ad esempio il disegno o l'immagine sul quaderno, i colori delle matite, l'astuccio, il diario, insomma è un momento divertente ed importantissimo anche per loro, quindi non escludeteli in questo senso. Secondo suggerimento, non vi limitate a comprare solamente le cose nella lista, ci sono alcuni prodotti in particolare che consumeranno tantissimo. Quindi un altro suggerimento è quello di avere in casa, magari in una scatola, in un cassetto, in un posto che decidete voi e che fate vedere anche al bimbo, dov'è il materiale di scorta della scuola, così che se durante l'anno dovesse servire, non sarete in ritardo, non vi presenterete la mattina come al solito di corsa anche a dover andare in cartoleria e il bambino avrà sempre tutto il materiale pronto. Terza regola, e mi sento molto latata in questo momento, ma ogni cosa ha un suo posto. Decidete prima all'interno della casa qual è il posto più funzionale per voi e per la vostra famiglia in cui tenere tutte le cose che servono al bimbo per la scuola, dai vestiti alle scarpe, la cartella, il materiale appunto per la scuola, per non ritrovarvi ad avere una casa confusionaria e materiale che viene abbandonato anche all'interno della casa dei bambini per il semplice fatto che non sanno dove poggiarlo. Quindi il bambino molto spesso avrebbe anche voglia o sarebbe molto facile insegnargli a tenere pulito e in ordine, ma molto spesso per mancanza di spazio, perché siamo noi poco organizzate nel deciderli e condividerlo con loro, ovviamente non sanno cosa fare, quindi nell'indecisione, essendo anche pigri o giocose, eccetera, mollano tutto per terra. Quarta cosa, iniziate anche subito con spiegargli che ogni cosa ha un suo tempo, quindi non solo un suo posto, ma anche un suo tempo. E proprio per questo, già da qualche giorno prima della ripresa della scuola, ma in generale anche durante la scuola, fategli capire che ci sono dei momenti per giocare, dei momenti per fare i compiti, dei momenti per dormire, dei momenti per guardare la televisione e stabilite con lui, e questa è l'altra regola, la quinta, una routine che funziona con lui o con lei. In questo modo, ovviamente, eviterete che il bambino voglia, ad esempio, una sera andare a letto alle 8, l'altra sera fino alle 10 ancora sveglio, la mattina dopo non riuscite a svegliarlo, quindi impostate con lui una routine e fate in modo, che sia mantenuta sempre nel tempo. Le routine sono molto importanti, sicuramente, se avete mai visto programmi tipo appunto La Tata o se avrete letto dei libri, ma anche in generale, naturalmente, lo vedrete, i bambini sono molto abitudinari e si sentono sicuri col fatto di avere una routine, gli dà sicurezza e li rende anche più autonomi perché sanno già cosa li aspetta, li aiuta anche banalmente solo a capire lo scorrimento del tempo. Quindi non vi spaventate di questa cosa, le routine possono anche essere molto molto semplici, fatti di 2 o 3 passaggi, ma sicuramente lo aiuteranno tantissimo. Altro suggerimento è per i pasti e merende, ma su questa cosa magari ne parleremo in un video a parte, fatemi sapere qui sotto fra i commenti se siete interessati a questa cosa. Settimo suggerimento è quello di rendere tutto questo processo, dalla scuola fino alle routine, qualcosa che sia anche divertente per i bambini. Non deve essere per forza tutta una cosa rigida e qua mi rivolgo anche a chi sicuramente guardando questo video penserà che siamo molto rigidi, che i bambini vengono già cresciuti con delle regole senza potersi divertire, eccetera. Non è
assolutamente così, però per il bambino è assolutamente importante avere anche delle regole da seguire per capire man mano che cresce e diventa sempre più difficile perché ognuno ha il proprio carattere, quindi hanno dei passaggi in cui tendono a sfidare l'adulto, in cui vogliono imporsi, insomma, crescere un bambino, chi è genitore lo sa, non è per niente facile, ma è importante che impari anche delle regole proprio per convivere in maniera civile ed educata con tutti quanti, quindi nessuno deve subire, nemmeno il bambino ovviamente, ma le regole vanno condivise, rendetele quindi divertente, rendetele quindi un gioco anche. Perché il fatto di dover svolgere dei compiti, dei lavoretti può anche essere una cosa divertente messa in forma di gioco, e ne parleremo anche qua in un video più avanti, e soprattutto, come vi dicevo, coinvolgetelo. Non pensate infatti che il bambino possa imparare o ascoltarvi semplicemente imponendovi, sgridandolo. La prima cosa di cui il bambino ha bisogno è dell'attenzione e del tempo dei genitori, quindi preparatevi comunque a seguirli, specie se sono molto piccoli, investendo del tempo e delle energie, ma vi ripagheranno sicuramente. Ultima cosa proprio legata anche a questo è quindi, se fanno bene e imparano, non dimenticatevi di premiarli. E proprio per questo anche il prossimo video che vedrete a brevissimo nei prossimi giorni è tutto il sistema di cui vi ho già anticipato, che è il sistema di premiazione del bambino, quindi come svolgere i lavoretti, cosa mi aspetto da te, quali sono le cose che adatte alla tua età la mamma si aspetta che tu faccia per collaborare, per vivere tutti quanti meglio, perché sono un tuo piccolo dovere, e se li farai bene ovviamente questo comporterà qualcosa di positivo. I premi non devono essere necessariamente cose comperate, regali eccetera, possono essere anche delle cose molto semplici, ne parleremo come vi dicevo più avanti, ma sicuramente il bambino sarà spronato, motivato ed anche più contento ed entusiasta di fare queste cose. Detti questi che sono i miei suggerimenti, spero che vi siano stati utili in qualche modo, e anzi se ne avete anche voi lasciateli pure qui sotto fra i commenti, perché ovviamente c'è sempre spazio di miglioramento per tutti, fare il genitore non ce lo insegna nessuno e quindi ovviamente è sempre utilissimo per qualsiasi persona. Detto questo mi alzo, cambio angolo con la telecamera, vi faccio vedere invece l'armadio che noi utilizziamo quando usciamo di casa e rientriamo. Vi spiego brevemente prima di cambiare angolo il perché. Vi ho già fatto vedere l'armadio dei miei bimbi, e chi non avesse visto il video lo lascio qui sotto linkato nel box informazioni per capire come ci organizziamo. L'idea è sempre quella, appunto, come vi dicevo, di insegnare al bambino a fare le cose da solo. Quindi alla mattina siamo tutti di corsa, non so voi, io e mio marito sicuramente sì, siamo due persone che lavoriamo e quindi abbiamo bisogno della collaborazione dei bambini per non uscire di casa sempre in ritardo e far sì che possano poi man mano prepararsi da soli. Quindi anche il piccolino che ha 4 anni ha il suo armadio per uscire di casa, quindi la mattina vanno in quel famoso cestino della settimana che vi ho fatto vedere a prendere i propri vestitini, iniziano a vestirsi da soli eccetera, e poi nel momento in cui bisogna uscire di casa hanno invece un altro armadio dedicato in cui trovano le cose da mettere all'ultimo momento, proprio prima di uscire, le scarpe, la cartella, la giacca, la sciarpa eccetera, in modo che non siano mischiate con gli altri vestiti, spesso perché sono le cose magari che si sporcano di più, ad esempio le scarpe, noi in casa non stiamo mai con le scarpe, quindi la prima cosa che togliamo quando rientriamo e che mettiamo proprio prima di uscire, e poi anche per il fatto che appunto di solito questi oggetti si tengono magari un po' più in alto perché sono ingombranti, i bambini non ci arrivano da soli, fanno già fatica ad allacciarli, figuriamoci se non sanno dove andarli a prendere, la cosa diventa più complessa anche per noi. Quindi avendo un pochino di spazio a disposizione abbiamo cercato di creare un armadio per ogni bimbo sempre all'interno della cameretta, in cui loro sanno che ci sono tutte le cose prima di uscire e che quando rientrano possono utilizzare per, tra virgolette, svestirsi e stare comodamente in casa. Se non avete un armadio da dedicare ad ognuno dei bimbi per ragioni di spazio, potete tranquillamente fare una cosa simile all'interno, ad esempio, di un armadio anche posizionato, non lo so, nel corridoio, il classico guardaroba d'ingresso eccetera, dove far vedere ai bambini cosa trovano lì dentro e dove rimettere quindi quando arrivano a casa. Allora, il primo spazio che vi faccio vedere è quindi quello di Nabiki, che era quello dove filmavo io. Questa è la sua scrivania, lì adesso vedete la mia telecamera, magari poi un angolo che vi farò vedere in un altro momento. Nabiki ha un letto posizionato in alto, al di sotto ha una libreria, una scrivania con una cassettiera e questo armadio, che è quello che noi abbiamo deciso di dedicare, appunto, adesso anche qua vedete la ciabatta per attaccare la telecamera, abbiamo deciso di dedicare appunto allo scopo che vi dicevo prima.
Poi lì vedete anche che proprio vicino ha anche le sue due lavagnette dei lavoretti che forse avete visto già su Instagram e di cui parleremo appunto nel prossimo video, cioè quello del sistema di quali sono i suoi doveri e i piccoli compiti che ha in casa e la premiazione. Ve lo farò vedere però in un altro momento, giusto per farvi capire dov'è posizionato. È un armadio, come vedete, io non riesco neanche a stare con la testa sollevata mentre la mia bimba ci arriva tranquillamente. È un armadio quindi che ha tutto come al solito a sua altezza. Importantissimo, infatti, i bambini possono mettere in ordine solo se arrivano alle cose. Se gli date un armadio che è quello degli adulti, non vi aspettate che il bambino rimetta in ordine perché non ce la farà mai. Quindi ovviamente costruitegli una cameretta che sia a misura di bimbo. Lo spazio è un po' ridotto, quindi spero che si veda, ma praticamente quando Nabiki apre l'armadio, questo è l'armadio che lei ha per uscire di casa. Quindi da un lato ha uno specchio, è uno specchio sempre dell'IKEA in plastica, quindi non rischia di farsi male eccetera, che corre lungo tutta l'anta, e questo perché ormai Nabiki è una bimba che ha voglia di cominciare a guardarsi, è giustamente una femminuccia. Sull'altra anta invece c'è sempre un sistema di premiazione, che è quello in particolare che hanno utilizzato fino ad ora, quindi fino a prima dell'inizio della scuola. Infatti vedete che è già in parte colorato e che cambieremo proprio con l'inizio di settimana prossima. Ne avranno uno completamente nuovo da iniziare con l'anno scolastico, quindi inutile che ve lo faccio vedere adesso, ve lo rispiegherò più avanti. C'è poi un bastone appendiabiti con all'interno pochi ometti, poche grucce. Tenete qui dentro il minor numero di cose possibili. Non è infatti un armadio guardaroba, è un armadio solo per le cose prima di uscire di casa. Quindi adesso, anche se non è stagione, ci sono questi due piumini perché non sapevo dove metterli assolutamente, sono ingombranti nell'altro armadio, quindi li tengo qua. Ma c'è una felpa, un giubbino senza maniche e un impermeabilino, quindi adatti anche a questa stagione, nel caso poi in inverno, gennaio eccetera, quando è più pesante, li cambiate solo con la giacca o il giaccone. Subito sotto i vestiti poi c'è un ripiano che fa da appoggio, su cui, su questo lato, diciamo nella zona in cui le giacche non ci sono, è appoggiata la cartella, e la cartella anche in questo caso è al sicuro in un armadio chiusa, non viene abbandonata per terra per tutta la casa. Nabiki sa che quando rientra a casa viene qui, toglie le sue scarpe che mette sempre nell'armadio, adesso ve lo faccio vedere, toglie la giacca e la appende, mette la sua cartella, chiude l'armadio e si sveste, poi mettendo i vestiti a lavare o nel cestino che ha. Mi farò vedere poi tutta la cameretta magari un giorno. Quindi in questo caso, quando arriva a casa, svolge questa routine: prima di uscire infila la giacca, mette le scarpe, infila la giacca, prende la cartella ed è pronta per uscire. Quindi anche in questo caso la cartella ha un suo spazio, la cartella è comunque una cartella voluminosa, di quelle appunto per i bambini elementari, quindi è uno zaino che sicuramente non è piccolino, quindi c'è sufficiente spazio. E subito sotto questo ripiano ci sono due cestini. Il primo cestino è quello in cui sono contenute le scarpe, gli stivaletti da pioggia eccetera, quindi non sono né vicino ai vestiti come vi dicevo, ma neanche a contatto comunque con le giacche, quindi sono qui dentro. Le scarpe sono una delle cose più sporche, quindi ovviamente non le vogliamo all'interno del guardaroba insieme a tutti gli altri vestiti che hanno a diretto contatto, quindi noi le teniamo qua. Questi cestini li abbiamo presi all'IKEA ed esistono in due colori diversi. Nabiki li ha questo rosso arancio e Kien li ha invece blu verde, sono gli stessi che avete visto anche nell'armadio guardaroba. E nell'altro ha invece cappellini pesanti piuttosto che guantini, sciarpe eccetera, quindi ovviamente adesso non sono di stagione, ma noi li teniamo comunque qua in modo che prendano meno posto possibile all'interno del guardaroba. All'interno dell'armadio, poi ve lo faccio vedere velocemente, qui in particolare l'IKEA, i mobili dell'IKEA hanno tutti questi forellini, ma potete farlo su qualsiasi armadio. Abbiamo anche appeso un gancio doppio che è in corrispondenza, diciamo, dell'anta, come vedete quando lei arriva, e che è comodo per la mia bimba per appendere in questo caso la sciarpa quando è stagione invernale, per non doverla mettere chissà dove o dimenticarsela, o magari anche un cappellino, quindi senza dover impazzire li può appendere lì, perché tanto sono quelli che usa sicuramente anche nei giorni successivi, quindi molto comodo, e lei ha tutto qui dentro. Faccio vedere anche velocemente il lato di mio figlio Kien. Come vedete anche lui da questa parte ha un angolo mini scrivania con le due lavagnette, quelle per il sistema di premiazione che vi dicevo, a cui arriva molto facilmente, perché questo in realtà è un cassettone che, una volta tolto, all'interno ci sono dei giochi, può anche servire da scrivania con la seggiolina che ci mette davanti. E da questa parte ha l'armadio invece dedicato all'uscita prima di casa o al rientro.
come è fatto il suo armadio, anche qua ve lo faccio vedere aprendolo velocemente. Allora, anche lui ha il suo solito foglietto dei premietti eccetera, che cambieremo. Qua l'ho pasticciato perché lui è molto più piccolino, però si diverte a colorarlo, ne avrà uno nuovo anche lui da poco. Il concetto è il medesimo, lui ha ovviamente a meno cose essendo all'asilo. Da un lato ha questa che è la sua coperta che ogni tanto porta all'asilo, soprattutto nella stagione invernale. All'interno questa è di Oish, era troppo carina e quindi gliel'ho presa perché mi sembrava molto dolce. I bambini piccoli amano coccolare, soprattutto quando fanno la nanna fuori casa, cercano sempre ovviamente qualcosa che gli dia un po' di conforto per essere lontano dalla mamma e dal papà. Quindi all'interno c'è il suo zip con la sua coperta, uguale la porta per fare il riposino alla scuola materna. Da questa parte non abbiamo messo il cestino in basso perché tanto Kien non sarebbe in grado di infilare la sciarpa da sola ancora o di sceglierselo, quindi questo lo faccio io. L'altezza in questo caso è la mia, io arrivo con la testa tranquillamente qui in alto mentre lui arriva nella parte più in basso, che è quella che mi interessa che impari. Quindi qui trova i suoi cappellini leggeri invernali eccetera, e anche le sue sciarpe, i suoi guantini che prendo io. E come vedete il cestino qua è di colore diverso. Nella parte inferiore, quindi l'abbiamo montata appositamente molto in basso perché lui possa arrivarci, c'è ovviamente il solito concetto del bastone appendiabiti, con in questa stagione ovviamente delle felpine, delle giacchine leggere, e di fianco ha invece la sua cartellina, la sua sacchettina dell'asilo. È molto piccola in questo caso perché all'interno, vediamo se riesco con una mano sola, ha dentro il suo grembiolino e la sua sacchettina con ovviamente la bavaglia per il pranzo. Quindi adesso la chiudo velocemente per non farvi aspettare 2 ore. Quindi quando lui deve andare a scuola velocemente, anche qua si mette le scarpe che sono qui dentro in questo cestino. Come vi dicevo, pur essendo all'interno dell'armadio, non sono in disordine e non sono a contatto con i vestiti normali che lui si mette addosso, tipo magliettine intime eccetera. E qui dentro ha le sue scarpine da ginnastica, quindi si mette le sue scarpe, infila la felpina che prende da qui, mette la cartella in questa stagione ed è pronto per uscire. In inverno ovviamente avrà i giacconi un po' più pesanti. L'altra cosa che però cambia è che questo mobile in basso, invece di mettere la classica mensola con i due cestini sotto come avete visto nella bicchia, abbiamo messo un cassetto. E in questo cassetto, scusate, chiudo l'armadio, in questo cassetto invece lui ha l'angolo anche dei suoi pupazzi di peluche preferiti. Questo perché alla scuola materna dove lui va gli lasciano portare un pupazzino, appunto, per dormire o da tenere in classe, sempre per il fatto che è molto piccolo. A lui piace cambiare, quindi cosa facciamo? Ne hanno tantissimi, per noi funziona un po' come da cesta, raccoglie i giochi ma anche divisione dei suoi pupazzi. Quindi lui mette la giacca, prende le scarpe, la cartellina, poi sceglie uno dei suoi pupazzi, chiude ed è pronto per andare a scuola. Nell'armadio invece, questo per me sempre lo trovate all'IKEA, oltre al gancio per quando sarà stagione che metterà la sciarpina e il cappellino, io mi sono attaccata uno di questi, che è un gancio che trovate sempre all'IKEA, che è molto comodo perché quando devo riappendere le sue cose e devo ad esempio chiudere la zip, attacco l'omino qui, chiudo la cerniera e poi lo prendo senza diciamo evitare di non avere appoggio in cui fare questa operazione. Sto tenendo la telecamera in mano, spero comunque che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto, lasciatemi i vostri commenti, se avete dei dubbi, delle domande eccetera, cercherò di rispondere a tutte quante voi. Ci vediamo fra qualche giorno con il video sul sistema di premiazione che potete tranquillamente fare in casa, vi spiegherò anche come l'ho realizzato. E se vi va, ci vediamo al prossimo video e a tutti quanti.